fatto è che voi stessi usate le argomentazioni ad hominem contro gli altri. Il fatto di dire la tesi X è sbagliata perché la sostiene la massoneria o una lobby, una setta, una loggia, una società segreta. Oppure un massone ha detto X, quindi X è falsa o sbagliata. Magari sarà anche vero che un massone o la massoneria sostenga una certa idea, ma questo dal punto di vista delle leggi della logica proposizionale non regge. Questo rende la situazione agghiacciante. La massoneria, o chi per lei, può sostenere una tesi, ma questa tesi può essere vera o giusta, allora può ad esempio strumentalizzare, modificare o sostenerla ipocritamente per perseguire fini diversi da quelli mostrati. Ad esempio, la democrazia dovrebbe essere l'opposto del governo di un'elite. Tra l'altro c'è il problema del contesto deittico o indicare. Oggi la massoneria può sostenere un'idea, ma raggiunto lo scopo prefissato può cambiarla. In questo caso, queste argomentazioni ad hominem quasi si sovrappongono alle argomentazioni del pendio scivoloso, di cui parleremo presto. Altro esempio fondamentale può essere quando si dice: se credi in X allora sei indottrinato, oppure hai un pregiudizio, oppure X è un luogo comune, quindi X è falsa. Anche questo esempio può fare rabbrividire, perché per quanto possa essere vero che una persona parla perché è indottrinato, non significa mica che sia necessariamente falso quello che dice. Forse l'argomentazione ad hominem più eloquente fra tutte, non solo fra le cose che dite voi, ma in generale, è quella con un testimone di Geova. Io non sono affatto un testimone di Geova, ma ho notato che la maggior parte delle cose che si dicono contro i testimoni di Geova sono argomentazioni ad hominem. Un esempio micidiale è un video recente di Carmine Coscienza Sveglia, dove in meno di mezz'ora sintetizza ciò che comunemente si dice contro i testimoni di Geova. Cioè che ci sono regole assurde, sono settari, ti cacciano come niente, si fa il mezzo errore. Cose che a quanto pare sembrano essere vere. Poi parla anche dell'origine occulta del movimento. Ma in realtà, per dimostrare che loro si sbagliano, devi prendere la Bibbia e dimostrare che credono in un'interpretazione sbagliata. Oppure, parlando delle altre fedi, vi sento dire: la tesi X è sincretista, oppure la sostiene una persona sincretista, quindi è falsa o sbagliata. Lo stesso vale parlando di religioni orientali, New Age, eccetera. A meno che non dimostriate la falsità di quei culti, demolendone le argomentazioni in maniera valida, compresa la tesi che si tenta di demolire. In questo caso, però, si può cadere anche in altre fallacie. Pendio scivoloso, ad verecundiam, uomo di paglia. Ho già accennato al fatto che queste argomentazioni sono usate anche in campo politico. È capitato di sentire da parte vostra toni contro il comunismo. Tesi X è comunista perché è sbagliato o falso. Perché essa è ad hominem. Non segue da nessuna logica. Dicono tesi sbagliata perché può essere ricondotta al comunismo. Insomma, vale per qualsiasi cosa in politica. Inoltre, come vedremo anche nei prossimi video, parlando del comunismo, siete caduti in altri errori di ragionamento, ad esempio generalizzazioni indebite, argomentazioni ad verecundiam e dell'uomo di paglia. Oppure, quando si cerca di dimostrare che una certa multinazionale ha l'interesse nel far credere che un alimento faccia male, o che un altro non faccia male, per qualsiasi cosa prodotta da una multinazionale, non significa che esso faccia male per davvero, quello che l'altro faccia bene, cose simili. Anche perché trovatemi almeno una cosa che non sia commercializzata dalle multinazionali. Persino l'acqua venduta dalle multinazionali. Cioè, le multinazionali, per interesse loro, possono per assurdo farci credere una cosa vera. Dal punto di vista logica, non diventa falsa se la sostiene un bastardo dei suoi interessi. E questo anche non mi fa dormire la notte, perché possono strumentalizzare o modificare idee buone, vere o giuste, per fini negativi, ti fa temere effettivamente di respirare anche l'aria. Con ciò non voglio dire che se ci propagandano una cosa non è vera, Mi ha fatto sorridere un articolo di Rosai in cui c'è scritto che se credi che l'eutanasia è giusta,
allora sei un troglodita. Poiché i troglodite, secondo un autore dell'antica Grecia, praticavano una cosa del genere, tipo eutanasia. Non ci interessa in questo momento che cosa io penso sull'argomento, se è giusto o sbagliato. Qui si tratta di capire se i ragionamenti sono corretti oppure no. Al limite, quell'articolo sarebbe la conferma del fatto che non possiamo giustificare le nostre idee cercando di etichettare o di etichettarci come progressisti, conservatori, reazionari, moderati, estremisti, eccetera. Sono tutte argomentazioni ad hominem, dirette o indirette, perché se io mi dichiaro progressista perché credo in una cosa, allora chi non mi crede è un conservatore, retrogrado, reazionario, fascista, eccetera, eccetera, eccetera. E potrei fare infiniti esempi,